Ho visto che tu usi sempre la mollettina, E no? per E... questo uso la mollettina, sì, Ma tappanaso. ci sono dei dorsisti, tappanaso, ci Sì, sono sì. dei Ci dorsisti che non la usano? sono dei dorsisti, io non so le persone come fanno, ma ci sono certe persone che riescono in automatico a tappare il naso anche a pancia in su. Ma a prescindere da che tu sia un nuotatore o no, è una cosa proprio innata, perché quando butti un bambino in acqua riesce a... Tappare il Sì, naso. e anche ora quando sei a pancia in giù, in teoria riesci a non farti entrare l'acqua nel naso. Quando sei a pancia in su invece cambiano probabilmente a un certo Basta che punto. non respiri dal naso. Però ti... no, lo so. Understory. Benvenuti in questa nuova puntata di Understory. Io sono Andrea Bauce. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Qui puoi trovare avvincenti video podcast come questo o mini documentari dove tratto sempre tematiche legate un po' allo sport, alle sfide, ai fallimenti, alle vittorie. Understory è un Vuole cercare di andare un po' oltre la superficie, cercare di raccontare quello che è il sottobosco di ognuno di noi. A volte ci riesco, a volte un po' meno. Grazie per essere sempre di più a seguirmi. Attivate tutte le campanelle del caso per non farvi scappare nuovi episodi. E vi introduco subito l'ospite di oggi. È una nuotatrice, una grande campionessa, Silvia Scalia. E proprio in questi giorni affronterà l'ultima chiamata per poter accedere alle Olimpiadi di Parigi 2024. Non diciamo niente per scaramanzia e anzi, facciamoci due chiacchiere. Con lei. Quindi di dove sei e dove sei cresciuta e il primissimo ricordo che hai di quando hai iniziato a nuotare. Allora, io sono di Lecco, come ti dicevo prima, i miei genitori sono siciliani, mio papà è di Catania, mia mamma è di Palermo, e Ok, ho però non passato. vai spesso in Sicilia. Però non vado spesso in Sicilia perché ovviamente crescendo un pochino abbiamo perso l'abitudine di andare giù d'estate, però ho passato tutte le estati della mia vita in Sicilia, praticamente al mare. I miei genitori hanno una casa verso Siracusa, Marzo Emi, Ah bellissima. sì, i miei Sì. nonni sono di Noto, come ti dicevo, Ah. Noto Marina, tra Marzamemi, Vendicari, Bellissimo, bellissimo, sono zone stupende. Infatti mi posto. dispiace non riuscire ad andare più di frequente, però insomma con nuoto e tutto d'estate non abbiamo tantissimo tempo e quando riesco mi piace viaggiare, comunque vedere posti nuovi. Sì, ho letto che. Ho letto in alcune tue interviste, cioè, appassionata di viaggio ed esploratrice, leggevo, qualcosa del genere. Esploratrice. Sì, qualcosa del genere. Ma no, esploratrice non No. so se mi definirei. Mi piacerebbe tantissimo, però finora non mi sembra di aver ancora viaggiato così tanto. Mi piacerebbe riuscire a vedere un po' di più del mondo. Qual è un viaggio che ti piacerebbe fare? Allora, non sono sicura ancora al 100%, però quest'estate mi piacerebbe andare intanto in Thailandia. L'Asia è una zona che ancora non sono riuscita ad esplorare molto e mi piacerebbe Sono tantissimo. 4 anni che ci voglio andare in Thailandia. Sai che ho appena scoperto che agosto non va assolutamente bene per andarci. Allora, in teoria dicono che è la cattiva stagione, la migliore stagione sarebbe dicembre-gennaio, però in realtà le piogge lì alla fine, a parte che stiamo vivendo come se fosse in Thailandia adesso, perché nel senso che piove Sì, ogni due praticamente giorni, qua è credo. diventato tutto clima Clima tropicale. tropicale Sì. adesso, quindi, ma secondo me è meglio nel senso che tu ti ritrovi, secondo me, verso le 5 e le 6 inizia a piovere, ma piove forte per quell'ora, ora e mezza, poi basta. Poi per il resto fa 30 gradi, anche se piove che 30 gradi, cioè comunque secondo me ci Tu sta. dici sfrutti per fare il pisolino durante quell'ora? Sì, magari verso dopo esserti allenata, no, lì non ti No, alleneresti. assolutamente. Però io sono appassionato di arti marziali, cioè Ah. di kickbox, Muay Thai, e lì è la patria della Muay Thai. Davvero? E sì, la Thailandia è proprio è lo sport nazionale, è Dell'arte la Muay marziale. Thai. No, Muay Thai. Muay Thai è la kickbox Ah, thailandese. dai, Non non ce l'hai sono esperta. presente? No. Ma praticamente quando ci andrai ti ritroverai praticamente pieni. Io non sono ancora stato, però dovrebbe essere così. Ci sono un sacco di camping di Muay Thai, quindi è figo. È Bello, figo. da Infatti provare. volevo fare un po' di. Sì, Sì. e ho letto infatti che sei appassionato di surf, volevi fare surf. Sì, io ho iniziato ovviamente in Italia, non è che ci sono molti, soprattutto nord, non è che si riesca a fare tantissimo surf, però a Milano hanno aperto l'Idroscalo, questa onda artificiale, non so se la Sì, conosci, sì. e qualche anno fa ho iniziato ad andare, ho imparato un pochino e quando riesco vado in mare. L'anno scorso sono andata in Marocco, bellissimo.
sono divertita. Io ero stato a Bilbao a surfare, molto bello. Sì, sì, sì. Adesso faccio salto di qualità a Bali. Ah, beh. In mezzo ai surfisti, no, non lo so, vediamo. Ok, quindi un tuo viaggio futuro che ti piacerebbe fare è Asia, Thailandia, Bali, sì, forse sì. Anche. Sì, sì, non lo so. Non lo sai ancora. Non lo so. Parentesi, non sai ancora perché mi dicevi che... A 3 settimane abbiamo le qualifiche olimpiche. Così tardi ce l'hai te? No, allora abbiamo fatto, ovviamente ci sono tre momenti di qualificazione durante l'anno, a dicembre, che però è il momento un pochino più difficile, perché ovviamente è inizio stagione e le tabelle tempi per andare sono più strette rispetto a quelle successive, poi abbiamo marzo, che non è andata, vicino ma non è andata. Avevi il 50 dorso? No, perché io sono cinquantista, sì. Però i 50 non sono una distanza olimpica. Quindi... Ah dai, non c'era 50 dorso? No. Mi sono persa questa cosa, non lo sapevo. Beh, 50 sono solo stile. Ah ok, esatto, 50, sì, 50 stile famosi, sì, ci sono. Esatto, 50 gli altri 50 mancano. Quindi tutti i cinquantisti, proprio i velocisti puri, sono esclusi. Sì. Durante gli anni olimpici devono arrangiarsi a fare il 100, insomma, perché altrimenti... Ah, okay, sì. Ok, quindi dicevi che a marzo hai provato cosa, il 100? Sì, a marzo abbiamo provato il 100 e per il dorso comunque non si è qualificato nessuno, né per staffette né per gare individuali, in nessuna distanza, cioè ovviamente due sono le distanze, 100 e 200, e quindi ora si vede tutto tra 3 settimane. Ah, ok, quindi l'ultima chiamata sarebbe questa, sì, qui a giugno. Sì. E anche perché fine luglio iniziano le fine luglio, sì, proprio un mese prima. Ok, e avresti quindi fai la gara per i 100? Per i 100. E per la staffetta? Stessa cosa, sì. Potresti essere ancora qualificata anche per la staffetta 4% misti? Sì, no, funziona che se si fa diciamo il tempo richiesto dalla tabella limite, puoi fare la gara individuale e poi si ritrova nella staffetta. Sì, 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 sì. Ah, ok. Anche perché vanno in due persone. Quindi se entrambe fanno il tempo individuale, poi la staffetta si decide lì sul momento chi fa magari la batteria o chi fa la finale, se si entra in finale. Se invece nessuno fa il tempo della gara individuale, per la staffetta in teoria portano la più veloce in quel momento. Quindi ovviamente c'è sempre una tabella di tempi fina, cioè oltre un certo tempo non puoi andare, però le tabelle italiane sono più strette di quelle fina, diciamo. Ma dunque, invece, tornando un passo indietro, il tuo primissimo ricordo del nuoto? Guarda, non è che ho molti ricordi, perché io l'ho sempre fatto, ma ovviamente come un po' tutti credo ho iniziato l'agonistica a 6-7 anni, ma anche prima ho sempre fatto corsi, il primissimo bagno in acqua che ho fatto, io non me lo ricordo, ovviamente me l'hanno raccontato, ma l'ho fatto a 3 mesi perché mia mamma voleva che imparassi subito a nuotare, poi visto che ero molto vivace da piccola è diventato un cerchiamo un'attività che la faccia stancare così io dormo. Sì, esatto. Facciamo stancare un po'. Esatto, perché ero iper agitata, quindi non dormivo mai, e per far dormire anche loro facciamola stancare un po'. E ora che me l'hai detto, il primissimo ricordo è io che cerco di fare delle virate mi entra l'acqua nel naso. E quindi mi traumatizzata. Stai facendo le virate, avrai avuto almeno 10 anni, no? Sì, cioè, sì. Questo ricordo che ti è venuto in mente, sì, adesso è, sì, legato... Sì. Forse anche un po' prima, perché comunque agonismo a anche 7-8 anni, già secondo me 4-5 volte alla settimana mi allenavo, non forse quell'oretta... Non 2 ore come faccio ora, però già fin da subito impegno molto. A quanti anni hai detto? 7-8 anni, 7-8 anni già ti allenavi quasi ogni giorno. Sì. Sì, no, mi dicevano appunto che il lato nuoto è uno sport che deve essere praticato molto fin, sì, da subito. Sì. È uno sport un po' particolare perché sei in un altro elemento e quindi la sensibilità che hai con l'acqua si perde molto velocemente e quindi è importante mantenerla costante comunque. Sì. Sì. Quindi crescendo, quindi andando avanti... Traumatizzata subito, buttata in acqua così, traumatizzata. Trauma, sì, però, sì, però è un trauma che... Anche ora mi entra l'acqua nel naso, tra l'altro. Ma ho visto che tu usi sempre la mollettina, no? E per questo uso la mollettina, sì, tappanaso. Ma ci sono dei dorsisti... ci sono dei dorsisti che non la usano? Ci sono dei dorsisti, io non so le persone come fanno, ma ci sono certe persone che riescono in automatico a tappare il naso anche a pancia in su.
ma a prescindere da che tu sia un nuotatore o no, è una cosa, è una cosa proprio innata, perché quando butti un bambino in acqua riesce a ad attappare il naso. Sì. E anche ora, quando sei a pancia in giù, in teoria riesci a non farti entrare l'acqua nel naso. Quando sei a pancia in su, invece, cambiano probabilmente. A un basta certo che non respiri dal naso. Però ti, no, lo so. Cioè, allora, sapevi? Non serve che tu inspiri, proprio ah, una... a prescindere. Cioè, che anche riesci... se entra l'acqua, sì, non, no, riesce a entrare abbastanza per darti, sì, fastidio. Sì, cioè, è proprio una questione che anche senza usare le mani, tu a pancia in giù riesci a tappare, quindi l'acqua non ti entra. Invece a pancia in su, non so se è una cosa di pressione, non lo so. Però a meno che tu non soffi, l'acqua entra. Questo è, dici, fisicamente è così. Esatto. Poi ci sono quelle persone, ti dicevo, che riescono a tenere il naso tappato anche a pancia in su. Ok, non quindi so ci sono come. Alcuni dorsisti, dorsiste. Ci sono, che... io ci sono 28 anni che ci provo, ma non ce l'ho fatta. E quindi uso il tappanaso. Però è più usato nelle dorsiste il tappanaso. Sì, sì. No? Ma è anche una questione ovviamente di fiato, perché poi facendo delle gare, fai un 100 metri per esempio, alla prima subacquea magari ce la fai anche, ma poi arriva la seconda subacquea che già hai fatto un 50 forte, un 50 sì, metri nuotato forte, quindi tutta l'aria che hai, tenerla dentro ti aiuta a fare andare una subacquea un pochino più lunga. E in un 50 ovviamente, vabbè, respirai forse una volta, due. Nel dorso, allora, a me è sempre venuto automatico, però il dorso è comunque uno di quegli stili, è lo stile in cui la respirazione è... Volendo, cioè, puoi respirare volendo quanto sempre puoi, perché se è pancia in su, non è regolata come gli altri stili, nel senso stile devi un pochino gestirla, anche a delfino, a rana no, perché anche lì respira ogni bracciata, però è ritmato ovviamente perché respira ogni bracciata. A dorso invece, a me appunto dicevo, a me è sempre venuta in automatico, anche ora non ti saprei dire ogni quanto respiro, però è sicuramente controllata, nel senso probabilmente respiro ogni tre bracciate, tre quattro bracciate. Quando ti alleni? Anche in gara. Ah, anche in gara? Sì, sì. Ah. Cioè non è che respiri, ovviamente è tutto collegato. Respiri ogni sì, tre quattro bracciate. Infatti una domanda che ti volevo fare del dorso era che, vabbè, ti dicevo, qualche vita fa facevo nuoto agonistico, ho fatto per un po' anch'io nuoto. Sì. E il dorso ricordo che era uno di quegli stili che non era considerato uno da mettere nei lavori principali, no? Era relax, sì, brava, era relax, era fate 200 sciolto, era 200 dorso, no? Da dove nasce questa passione per il dorso? Anche lì è stato tutto molto naturale, perché da piccolina avevo molta acquaticità. E l'hanno visto fin da subito questo i miei primi istruttori, poi i primi allenatori, e casualmente credo mi hanno iniziato a far fare gare a dorso, o forse tra tutte le gare che ho fatto quella a dorso erano quelle in cui andavo meglio, e quindi da lì mi hanno battezzato dorsista e da lì ho sempre fatto dorso, quindi non ti dico, infatti io gli altri stili li nuoto malissimo, anche lo stile libero è quello che nuoto peggio di tutti, perché ha una tecnica molto non tecnica, hai sempre fatto un nuoto dorso. Perché non si sono mai concentrati veramente sul farmi nuotare bene gli altri stili. Ma perché in effetti stavo riflettendo, in effetti quando penso è quasi, non dico che è uno sport a parte, però se ci pensi rispetto agli altri stili, cioè allora hai la partenza dall'acqua, mm-hmm, quindi diverso dagli altri. Hai il respiri sempre, puoi respirare sempre, quindi non hai il fattore, diciamo, bracciata e respirazione, mm-hmm, e poi non guardi in avanti ma guardi il soffitto. Sì. Quindi è, cioè, rispetto agli altri che invece hanno in comune tutte le altre cose, è una serie un po' di fiducia, devi conoscerti, conoscere la vasca, sì, e sapere esattamente, anche negli altri stili ovviamente, però a dorso hai dei punti di riferimento che sono completamente diversi se li hai, perché per esempio ora facciamo gare all'aperto e quindi sei senza punti di riferimento, devi solamente basarti sulle tue sensazioni, sulle tue... Hai le bandierine. Braccia, ovviamente hai le bandierine quando mancano 5 metri, perché sfido chiunque ad avere la sensibilità di fare un 50 metri forte e capire dov'è il muro, però no, sì, ovviamente sono le bandierine ai 5 metri,
però insomma per gli altri 40 metri in cui non hai bandierine devi... sì. Infatti tantissimi dorsisti hanno problemi, nel senso c'è stato, adesso non mi ricordo in che piscina, però un campionato in cui il tetto era particolarmente storto, nel senso che era un'architettura bellissima, io poi studio design di interni quindi mi piace tantissimo anche... E, architettura bellissima, una piscina, un impianto pazzesco, però aveva questo sistema di luci a vortice. Okay. Non ti dico quanti torsisti sono andati storti, perché ovviamente tu, avendo un riferimento, sì, queste luci che di solito comunque gli impianti sono dritti, nel senso hai, non lo so, anche l'impianto di areazione, comunque un impianto di illuminazione che va parallelo con, o perpendicolare comunque, certo, alla vasca. Invece avendo tutto questo sistema di vortici ci si confonde un po', così come all'aperto, il cielo, sì, guarda, sì, quindi anche a seconda del sole, delle nuvole, un pochino più difficile rispetto agli altri stili. Eh sì, assolutamente. Poi dai 5 metri, dalle bandierine, tu quante bracciate sai che devi fare? 4? Io ne faccio. Ah, sì, sì, sì. Anche lì 3 forse. Forse 3. 3. Io vado in automatico con le bracciate. Non so, è una cosa che non fanno in tanti, però io conto proprio in automatico, non ci devo neanche pensare. Ogni vasca conto quante bracciate faccio, quindi anche in gara conto senza pensarci. Quante, cioè, bracciate fai in un 50? 35. So che faccio sempre 35 bracciate. 35 è il tuo numero? Sì. La prima vasca, la seconda, se sto andando bene, 50. Faccio. No, scherzo. Quando va male ne faccio 50, quando sto andando bene ne faccio anche, sì, 38/40. Un po' di più la seconda, sì, la soffri ovviamente un po' di più, il secondo. Sì, perché anche la subacquea è magari un po' più corta. E ho letto che studi interior design. Sì. E ti piacerebbe lavorare in quell'ambito una volta chiusa la tua carriera sportiva? Inizialmente pensavo di sì, io sono un po', sto ancora studiando alla triennale e sono un po' fuori corso perché... mi piaceva tantissimo l'idea di studiare design interni, però intanto ho iniziato tardi, perché io dopo il liceo ho fatto un anno in America, sono tornata qua e ho fatto un anno senza studiare niente, quindi già ho iniziato 2 anni in ritardo. E mi piaceva talmente tanto che ho scelto questa facoltà pur sapendo di andare incontro a una laurea con tantissimi obblighi di frequenza e laboratori e lavori di gruppo, quindi mi è piaciuto tantissimo studiare questa materia, però ho avuto un po' di difficoltà perché ovviamente non è stata una cosa che ho potuto studiare completamente in autonomia e abbinare, diciamo, la frequenza all'università con gli allenamenti quotidiani a volte è stato un po' tosto e questo mi ha portato ovviamente a rallentare, sì. Ed è un qualcosa che dicevi che però nel mentre... No, mi rimane comunque, sì, è comunque una delle mie passioni, mi piace tantissimo, e, però sto finendo, nel senso che a settembre, volevo laurearmi a luglio, però penso di aver rimandato a settembre, sì, rimanderò a settembre, e poi inizio un master a gennaio qua, tra l'altro, a Milano. E in user experience design, che è un pochino più su un mondo grafico, digitale, quindi c'entra comunque con il design, però più, diciamo, intangibile, mondo intangibile del design, non tanto. Ah, sì. Ok, e quindi hai in mente cosa ti piacerebbe fare in futuro riguardo? Intanto faccio questo master. Ok. Dura un anno. Ok. Gennaio, okay. Dicembre, e poi si vedrà. Insomma. Che è comunque un master che ti permette di entrare nell'ambito più digitale del design. Sì, sì, sì. Perché comunque studiando interior design abbiamo anche, cioè, impari anche tanto sulla grafica, perché quando poi vai a realizzare un progetto devi anche essere in grado di presentarlo, no? Quindi abbiamo studiato tantissimi programmi di grafica, corsi anche di fotografia, editing video, e quindi poi mi sono trovata molto più portata su questo lato piuttosto che sul proprio interior design a livello di architettura di interni, quindi okay. Ho capito che forse era digitale. Più sì, era un pochino di più la mia strada. Come hai conciliato studi e
e nuoto? Questo è sempre una domanda. È sempre la domanda che sì, che vorrei avere tipo la risposta standard alla formuletta, però la verità è che di volta in volta io cercavo un modo, nel senso che quando dei semestri avevo quel laboratorio in cui dovevo stare fisicamente, perché altrimenti io non potevo dare l'esame, dovevo stare fisicamente in università dalle 9 alle 18, io quel giorno non mi allenavo. E sacrificavo un giorno e stavo in università dalle 9 alle 18. Parentesi, perché la tua giornata tipo sarebbe? Sarebbe allenamento. Allora, adesso faccio solo due doppi in acqua, quindi all'epoca ne facevo tre. Sì, a settimana. Ah, ok, a settimana. Cioè, avrei fatto solo due doppi in acqua. Ci sono due giornate, fai esatto, doppio. Okay. All'epoca erano addirittura tre. Però in genere sempre la mattina 2 ore, 8:30, 10:30, e pomeriggio 4:30, 6:30. E più tre palestre alla settimana. Che le metti in mezzo a le alle metti, due? No, non sempre, perché? Sì, le metti quando fai singolo in acqua, fai la palestra poi il pomeriggio. O insomma, chiaro, prima di entrare in acqua. Quindi tipo un lunedì, mercoledì, venerdì. Sì, esattamente. Lunedì, mercoledì. Martedì, giovedì fai il doppio. Martedì, giovedì faccio doppio. Sabato mattina e poi hai un giorno e mezzo di riposo. Sì, domenica niente, sabato pomeriggio niente. Questo da quanto tempo? 20 anni. Cioè, più o meno tu hai iniziato a fare agonismo da. Sì, sì, sì. Ovviamente quando. Anni. No, allora io finché sono andata a scuola non ho fatto doppi. Cioè, fino a tutto il liceo non ho fatto doppi. Fino ai 18 anni. Hai sempre fatto il pomeriggio? Ho sempre fatto il pomeriggio. So da lunedì sono al sabato? Sì. Poi domenica la gara? Esatto. Ci sono tanti ragazzi che doppiano anche durante la scuola, il liceo, però io non sono mai riuscita. Cioè che si svegliano alle 5 magari. Ah, proprio. Entrano in acqua alle 6, tipo dalle 6 alle 7:30 e poi vanno a scuola. Io non ce l'ho mai fatta. E in America cos'è? In America cos'è fatto di bello? Sveglia alle 4:30. Sveglia alle 4? Sì, sì. Ma perché cos'era? Un college? Tipo un college? Sì, hai sì, fatto un anno di college? Ero proprio al college. Cioè io dopo il liceo sono andata, perché ora è molto più, non dico più facile andare, però è più una scelta più gettonata. E ormai io quando sono andata quasi 10 anni fa, e non lo so, era forse un pochino più difficile, si conosceva meno questo mondo, però io avevo una mia amica che l'aveva fatto, e quindi io, non avendo tante idee su che cosa fare dopo il liceo, anche a livello di università, sì, volevo fare un po' tipo architettura, design, però sapevo delle difficoltà. Hai studiato al liceo? Liceo scientifico. Ah, hai fatto il scientifico, ok. E mi è caduta proprio dal cielo questa opportunità di andare con. Dove sei andata? Di studi. A Miami. Miami? Sì. Wow. Sì. E quindi ho preso e sono andata. Però lì è tutto più facile. È difficile, però è più facile, perché è tutto comunque organizzato proprio a livello di. Cioè proprio a livello strutturale del college, dell'università, è tutto scandagliato. È più una cultura tra unire sì. sport sì, e, sì. e studio, no? Sì. Quindi è più sì, organizzato sì. da quel punto sì, di sì. vista. E tra l'altro sono cioè, entrambi le due cose sono interconnesse tra loro, perché se tu non hai, non mantieni un certo livello, uno certo standard di prestativo anche a livello di studio, non ti, in automatico non puoi far parte di una squadra universitaria. Ah, ok. E così funziona al contrario, cioè se tu non mantieni un certo livello prestativo nel nuoto o nello sport, ti sei fuori dalla squadra, no? Quindi per esempio lì si parla di GPA, cioè la media, no? La media scolastica, che va da, credo, 0, anche se non ho mai conosciuto nessuno sotto il 2, comunque da 0 a 4, e se tu non mantieni almeno 3.0 sei fuori dalla squadra. Quindi è molto importante anche per loro lo studio, così come è importante lo sport. Sì. E poi è tutto organizzato, quindi sanno che le lezioni sono dalle 8 alle 12 e tu quindi ti alleni alle 5:30 del mattino. Certo, sì. Certo. Poi vai a lezione, poi nella pausa delle lezioni ti alleni e poi di nuovo a lezione. Ok, e poi quindi tornando dal college, hai iniziato l'università, hai iniziato, cioè facevi
quindi ho fatto un anno buco. Poi io quando sono un anno buco, sì. E dove ti allenavi? Sì. A Busto Arsizio, sì, sì, mi allenavo e basta. Ti allenavi a Busto? A Busto Arsizio. Anche perché tu sei di Lecco, quindi ti veniva sì, comodo. Sì. Io ho sempre seguito, da quando sono tornata, ho sempre seguito gli allenatori, nel senso che dove c'era l'allenatore con cui mi volevo allenare sono andata. Quindi volevo allenarmi con Gianni Leoni, che è un allenatore, e sono andata a Busto Arsizio perché lui era là. Poi sono andata un anno a Roma perché volevo allenarmi con allenatore Gianluca Belfiore, che stava a Roma, e sono tornata poi da Gianni perché a Roma non è andata tanto bene, e sono andata a Busto Arsizio. Poi finita, diciamo, il quadriennio olimpico, ho detto: ah, ma ti ho aggiunto un bravo allenatore, prima di allenarci con lui. Sono andata a Verona perché Matteo ovviamente sta a Verona. Adesso sei con Matteo. Ora sono ancora con Matteo, sì. Ok, come sta andando? Bene. Bene. Sì, 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 no, ti dicevo, abbiamo chiacchierato qualche settimana fa. Sì, sì. Magari lui ha risposto male quando gli ho chiesto come va con gli altri. No, no, gli ho chiesto, fondamentalmente gli ho fatto un po' di domande riguardo agli atleti, no? Sì. E lui, in maniera, adesso te la riassumo qui, gli ho chiesto qual è, diciamo, il... quella cosa che permette a un atleta di performare meglio, diciamo, se esiste un... lui mi ha detto: guarda, per rendere al massimo bisogna pensare il meno possibile. Confermo. E in un'intervista di circa 2 anni fa guardavo una tua gara e dopo una vittoria a 50 d'orso dicevi che hai fatto proprio un lavoro su te stessa e ti eri approcciato in modo più razionale alla gara. Prima ti lasciavi trasportare troppo dalle emozioni? Io sono una persona super emotiva e quindi tutto il lavoro che ho fatto con psicologa mental coach è stato quello di che poi a certi atleti viene anche naturale, a me magari un po' meno, di rimanere, di isolare completamente tutto quello che sono le tue emozioni, i tuoi sentimenti, istinti durante la gara, perché quello perché bisogna rimanere lucidi, bisogna rimanere freddi come un chirurgo che opera, tutto il resto va lasciato fuori e bisogna solamente appunto affrontarlo in modo razionale. E ci sono dei metodi che utilizzi adesso, partendo dal fatto che tu sei una persona molto emotiva, quindi sì, ti fai trasportare un po' dai pensieri, immagino, no? Sì. Prima della gara. Sì, sì, sì. Allora, intanto tanta esperienza, quindi comunque più gare, almeno quello che serve a me e che mi aiuta di più è farlo tanto spesso, tante volte, cioè okay. Proprio renderlo quasi automatico. Sì, renderla una cosa normale, perché se ovviamente il nuoto è uno sport purtroppo in cui non gareggi tanto, perché non è come sport di squadra, ogni weekend è la partita. Nel nuoto riesci a magari mettere dentro la preparazione tra uno step importante e l'altro qualche gara, però gli step che sono importanti, tipo gli assoluti a livello nazionale o gare internazionali, sono molto distanti tra loro e quindi anche l'abitudine a gareggiare si costruisce più lentamente, quindi magari negli anni piuttosto che nei mesi. Ricreare in allenamento le stesse sensazioni della gara, quindi fare un lavoro mentale sul visualizzazione, concentrazione sul tuo stato proprio fisico, come stai, come ti senti, lavorare sugli stati di ansia se ce li hai in allenamento, e quindi ricreare le stesse sensazioni che puoi provare in gara è un altro esercizio, sì, che ti ha aiutato. Così come, scusami, altri esercizi più, non dico banali, però forse più facili, la respirazione, appunto come ti dicevo prima, proprio visualizzazione di te stesso che gareggi, quindi questo, diciamo. Tu cosa, diciamo, qual era un po' il tuo limite, non so, pensieri tipo andava male la gara ma perché succedeva qualcosa, non so, quali possono essere i pensieri di un atleta che magari si fa coinvolgere dai pensieri prima di una gara? Io sono catastrofica, quindi sì, sì, proprio mi vedo proprio in scenari peggiori. No, affogare no. Però quando mi faccio prendere poi dall'ansia, mi immagino questi disastri. Poi io ho una paura tremenda del fallimento, cioè è proprio la cosa che mi fa più paura in assoluto.
e ovviamente sbatterci contro, perché non è che tutte le gare nel senso, non va, ovviamente nello sport non può andare sempre bene, quindi è normale che poi tu ti interfacci col fallimento, no? E quindi affrontarlo, nel senso, quando poi succede, ti aiuta un pochino anche a normalizzarlo e a capire che è normale e che tutto questo disastro che c'è nella tua mente non fa altro che insegnarti qualcosa, no? Per la volta dopo. Tu sì, io l'aspetto psicologico mi piace un sacco. Sì, anche a me. E, beh, il fallimento tu l'avrei collegato ovviamente alle gare, sì, no, ma praticamente penso che mi sono fatto sempre anche un'idea, che poi non è sempre così, però quando un atleta performa a certi livelli, sì, da una parte c'è un lato d'ombra, secondo me, che rimane sempre un po' nascosto, ed è il lato dove ti voglio far vedere che esisto. E a volte, spesso, poi ognuno c'ha la sua storia, quindi quell'aspetto lì è tipo vinco, ma magari è semplicemente un collegamento, spesso poi la psicologia si rifà all'aspetto genitoriale o comunque familiare, no? E quindi mi affascina sempre molto. Poi magari, non so, uno semplicemente vince perché ha quel talento e l'ha allenato, funziona, mm-hmm, e si diverte quando vince. Non so, mi viene in mente una delle leggende del motociclismo, Valentino Rossi, cioè penso che sia un atleta, no, che, cioè, ti viene in mente sorridente e che fa quel gesto, perché poi voi siete capaci di fare un gesto che da fuori sembra banale. Dice vabbè, dorso, il gesto di... sì, il gesto atletico, sì, in sé, sì, no? Okay. Però lo rendono semplice, voi lo rendete semplice, però poi alla fine dietro c'è un grande lavoro, e molto spesso quella fatica per arrivare a quel risultato lì, mm-hmm, si collega a un aspetto, poi secondo me molto spesso, non sempre, psicologico, no? Dove c'è una rivalsa nei confronti di... Quindi non so se quell'aspetto del fallimento che hai citato tu prima si collega a qualcosa del genere. Sì, 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 sicuramente poi anche è soggettivo a livello personale, e ovviamente anche da sport a sport cambia tantissimo. Però insomma, ci sono certi atleti in cui la parte psicologica è più importante, tipo per esempio per me, e come altri certi altri atleti che non ne hanno meno bisogno. Tutti ne hanno bisogno, secondo me. Non dico ad alti livelli, ma proprio in generale, però ci sono certi atleti che riescono a essere più freddi, più razionali, a pensare meno, perché è quello che poi dice Matteo. Matte, se mi stai guardando, se è vero, nel senso che meno pensi e meglio è, perché cioè entrare sostanzialmente, sì, in, sì, quella, sì, trance agonistica, dove sì, fai, sì, il gesto atletico, esatto, quasi in meditazione, sì, secondo me. Anche perché quello che fai in allenamento è semplicemente abituare il tuo corpo a un gesto che poi ti deve venire in automatico. Non solo gesto tecnico, ma anche il gesto a una certa velocità. E impari, come si dice, insegni al tuo corpo a resistere alla fatica, anzi ad apprezzarla quasi. E questo ovviamente va contro il tuo istinto naturale, perché a chi piace fare fatica, cioè non siamo creati per fare fatica, sì, siamo creati per sopravvivere, sì. Sì. È quasi masochismo, sì. Sì, sì, sì. E trovare piacere nel fare fatica, e questo è allenamento costante, e la testa devi quasi, non dico combatterla, perché combatti un po' l'istinto di fermarti, no? Però devi insegnarle a entrare meno, cioè a entrarci meno, diciamo. Perché, sì, a vederti un po' da fuori, sì, un po' distaccato. Sì, sì. Devi insegnarle a, insomma, a... Ma tu hai fatto un percorso, hai detto, con un mental coach e psicologo? Psicologo, io ho due... C'è una lista. Io ho due psicologi. Tre psicanalisti. No, io ho una psicologa perché esterna, perché comunque la volevo, certo, per me, per la mia vita. Sì. Che non c'entra con lo sport. Esatto, sì. E okay. Poi ho fatto anche un percorso con una mental coach legata allo sport. Legata allo sport.
e a tutto quello che è, insomma. Da tanto tempo? La psicologa, ho fatto tanti percorsi in passato, finiti per diverse ragioni, no, niente di particolare però, e invece con la mia psicologa attuale da un anno e mezzo comunque. Ok. Sì. E mental coach in realtà è recente, quest'anno. Ah, sì. Da quando, con Matteo quando sei entrata? Due anni fa? Matteo 2 anni e mezzo fa. Ok, e da quest'anno è iniziato il percorso? Sì. Con anche un mental coach. Sì, sì, perché io sono testarda, volevo fare da sola. Cioè, nel senso, pensavo di riuscire a gestirmela, no? E invece bisogna anche rendersi conto di quando è utile chiedere aiuto. Non è facile. Certo. Sì. Chiedere una mano, insomma. Tra l'altro prima accennavi alle future Olimpiadi, che non so neanche dove saranno quelle dopo Parigi. Parigi. No, dopo, scusa. Ah, Los Angeles. Ah, Los Angeles. 2028. 2028. E dicevi che... Non so, non ti ho visto super... Cioè, nel senso, secondo me ci puoi rientrare benissimo, perché... No, sì, sì. Ah, ok. No, stavo già lanciati. Ah, ok. No, no, non lo so, ovviamente... Non lo so, si vedrà. Sei giovane, cioè, è ancora un... Secondo me arriveresti che avresti 28... No, 28 adesso. 28 no? Adesso. 32. 32. Quindi sei ancora... Sì, sì, no, età... sono assolutamente nell'età... Poi, sai, per i velocisti è più facile avere una vita sportiva più lunga, perché poi è l'allenamento... Perché ovviamente il fisico dopo un po'... Pensavo poi al contrario, pensavo per chi fosse collegare tipo 1500, 800. Oddio, è anche lì personale, perché comunque se tu reggi un certo tipo di... Il problema del nuoto è che gli allenamenti sono proporzionalmente molto più lunghi rispetto alla gara. Cioè io per fare un 100 metri e un 50 metri faccio anche 6 km al giorno, che sono tantissimi. E ovviamente... A seduta. Quindi quando fai il doppio ne fai 12, più o meno. Sì, 10 dai. 10. Quindi quanti chilometri fai a settimana? Si è messa per 3, 18 e 20, 10, 20, 18, 20 più no, 28, 38 sì, più dai, forse di più. Un filo di più. Sì, poi 40 ci arriviamo nei periodi di carico. Poi quando ti avvicini alla gara, più ti avvicini alla gara, più il carico diminuisce. Chiaro. Vabbè, comunque sei sempre attorno ai 160 km al mese. Sì. E quindi, come dicevo prima, se reggi un certo questo carico di lavoro anche a 35 anni, buon per te, ce la fai a fare anche gare più lunghe. Sì. Però il fisico dopo un po'... Dopo i 30 inizia a essere... Ti dicevo prima che... I dolori... A fare un'ora di aereo, un mal di schiena allucinante. Dici, ho fatto un'ora, però vabbè, ieri ho fatto una gara. Sì, no, è vero, però ho gareggiato. E in effetti io ho sempre considerato il video come un, cioè riguardarsi, riguardare il proprio gesto atletico, penso, lo trovo una cosa molto figa per migliorarsi. Tu ti capita di farlo o è un qualcosa che inserisci nel... Sì, allora l'ho fatto molto di più in passato e... Per migliorare la tecnica, immagino. Sì, 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 perché ovviamente poi tu nuoti, quindi non hai le tue, ti basi sulle tue sensazioni e sull'occhio dell'allenatore. Però anche adesso mi capita spessissimo che Matte mi dica: guarda, stai facendo così, sbagliato, e io non me ne accorgo perché... Tecnica, ti parla di tecnica, sì, no? Sì, 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 tecnica. E quindi ovviamente riguardarsi in video ti aiuta a capire dove stai sbagliando e comunque è una delle tecniche migliori per imparare, no, non solo per me adesso ma per chiunque, anche quando, soprattutto quando si inizia, sia piccoli, che è più facile modificare certi aspetti della nuotata perché stai ancora imparando, piuttosto che adesso dopo anni che faccio lo stesso movimento sempre nello stesso modo. E però sì, 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 ormai tu hai, ti sei creato un tuo stile, no? Nello stile del dorso. Sì, no, è così. Sì, sì. È una tua firma. Sì, ci sono certi stili come dorso, rana, scusami, dorso, delfino e stile, in cui non è che puoi variare così tanto, cioè più o meno nuotiamo tutti nello stesso modo. Ah. C'è la rana, magari, che invece è lo stile in cui vedi nuotate un po' più diverse l'uno dall'altro. Però in generale il dorso, per esempio, cioè quella tecnica che è la più efficace alla fine, perché tu cerchi di arrivare al gesto che sia più efficace possibile, quello che ti comporta meno fatica e che ti renda di più. Ed è abbastanza, diciamo, universale, diciamo. Come tecnica, sì. Okay. Quindi riguardarti sicuramente serve.
Allora, domanda super, un argomento super molto caldo, cioè, che quando faccio gli atleti questa domanda poi vedo che sui social si scatenano mille commenti. L'alimentazione. Ok. Cioè, com'è la tua dieta? Allora, io sono stata seguita spesso da nutrizionisti, poi in passato non ero per niente costante o brava, quindi ci provavo ma poi mollavo e per fortuna con diciamo anche tutta la parte psicologica che è arrivata dopo ho iniziato a conoscermi un po' di più e anche grazie vabbè, ovviamente all'esperienza ora so cosa è meglio diciamo per il mio fisico, anche lì è molto personale ovviamente però immagino che Però, bruci tanto, quindi suppongo sia una dieta molto legata sui carboidrati. Sì. Equilibrata, molto così come deve essere sempre tutto equilibrato, così come per una persona che non fa sport è importante tenere una proporzione tra carboidrati, proteine, grassi, eccetera, anche per noi così, però magari 10 volte di più perché appunto in acqua bruci tantissimo. No, è una domanda che l'alimentazione a me interessa un sacco, poi mi sono molto lanciata sul questo healthy style, non lo so, poi sono anche abbastanza pigra, quindi io faccio piatti in cui metto tutto insieme, cioè se devo mangiare riso e pollo butto tutto insieme, verdure, sì. E molto non italiano, sì, è vero. E quindi... però sì, cioè, l'unica cosa che poi cerco di evitare sono i dolci, io sono golosissima, cioè, mangerei solo dolce sempre, quindi cerco gastate Sicilia. Cassate, cannoli, zucchero, la mia torta preferita e purtroppo sono e quindi cerco di evitare o di fare un sacco tipo di quelle ricette dietetiche torta senza zucchero, senza lieve, senza ma sai che io sì, le torte vegane sono buone, certo, sì. Quindi però sei... Anzi, sì. Mangi... Non sei vegetariano? No, però quando smetto di nuotare credo di... Di andare su quello... Ah, perché comunque l'alimentazione nel lato sportivo dici che averla più variegata ti permette di avere delle prestazioni migliori. Sì, sicuramente quando nello sport tipo un nuoto, comunque sport di prestazione, è importante avere un certo apporto di proteine, ovviamente prenderle dalla carne o dal pesce è più facile, più immediato che prenderle dalle verdure, no? Dai legumi o comunque da altre fonti, diciamo. Però questa è la dieta che sì. Magari i vegani in ascolto magari poi diranno che non è così. No, quindi, infatti ti stavo dicendo. Attenzione. ci sono comunque tanti studi, tante ricerche che dicono che le proteine prese dai vegetali, giusto, legumi, siano dello stesso livello di quegli animali o comunque se non addirittura meglio. E non so se sono, ho visto tanti documentari, però non so, dicevano che comunque non sono ancora supportati scientificamente questi dati, però ci sono tanti sportivi che si sono già convertiti a questo sistema più vegano. Sicuramente in futuro secondo me si andrà col mangiare sempre meno carne e, anche per un discorso ambientale, cioè comunque ambientale, etico, sì, certo. Però insomma, quindi ad ora passare almeno per noi che facciamo appunto tanto sforzo anche in allenamento, passare una dieta completamente vegetariana o vegana, io non me la sentirei di fare questo esperimento adesso. Così a spanne, quindi la tua dieta di una giornata come è gestita? Alla mattina sveglia alle 7? Sveglia alle 7, io non sono molto brava, nel senso che già la mattina bisognerebbe mangiare più proteine, però io non ce la faccio, nel senso che poi altrimenti poi in acqua sto male, sì. E quindi vado proprio basic, ho fette biscottate, marmellata, magari ci metto una crema proteica giusto per, però per esempio uno yogurt proteico non riesco a mangiare, andrebbe mangiato delle proteine appunto come dicevo anche la mattina, però io burro d'arachidi no, ciao, niente.
faccio. Poi, poi in acqua poi non sto male, senza non... quindi male, partiamo male. Ma... però poi recupero, poi recupero durante la giornata. Comunque okay. Fai, non lo so, pranzo, pollo, riso. Io posso pasta di avocado, quindi metterei l'avocado in ogni cosa. È fonte di, sì, fibre, grassi, grassi buoni. Sì. Quindi... e poi ci butto dentro una verdura. Però aspetta, quindi fette biscottate, 4-5 con marmellata. Marmellata o crema proteica. Ok. Allenamento di due ore. Allenamento di due ore. Attenzione, aspetta, integrazione importante, cioè, durante l'allenamento. Berrai qualcosa. Sì, sali minerali, aminoacidi, importante comunque integrare. Anche aminoacidi durante. Io sì, o li prendo durante o li prendo dopo. Sì, però dipende, cioè anche chi li prende prima. Dipende un po' come li assumi. Se li assumi in bustina, puoi anche berli durante. Sì, oppure dopo, come recupero. Ok. Poi pranzo. Ah, perché poi pranzi subito. Io pranzo, non fai una seconda colazione, quindi. Io preferisco pranzare subito, perché io, sì, finito allenamento vado a casa a pranzo, tipo 11, 11 e mezza. Okay. Preferisco così. Cucini tu? Cucino io. E poi faccio magari una merenda dopo piuttosto. Invece c'è chi fa merenda prima e poi pranza, però preferisco così. Quindi ti devi anche preparare le robe. Sì, sì. In realtà è anche un discorso di organizzazione, perché visto che spesso devo studiare, preferisco pranzare, mi riposo e poi recupero un po' di... recupero un po' di tempo per studiare prima del secondo allenamento, perché se pranzassi alle 12:30 o all'1 poi non riuscirei a, perché poi abbiocco dopo pranzo e poi non avrei abbastanza tempo per studiare. Ah, ok, quindi non... quindi vedo un po' confuso. Sì. Allora, finisco l'allenamento 10:30, arrivo a casa, ora che magari cucino, sono le 11:30, mangio, dormo un'oretta. Ah, ok, mi mangi subito 11:30. Sì, okay. Poi mi riposo, dormo, fai quell'oretta, mi sveglio, caffè, studio subito. Ok, il riposino c'è comunque. Sì, il riposino c'è. E pranzi di solito, la tua dieta del pranzo? Come ti dicevo, non lo so, quel giorno pasta o riso. Ah, ok, pasta e riso. Sì, sì. 150-200 grammi. Sì, sì. Poi a pranzo magari ti prendi una fonte proteica un po' più digeribile, un po' più leggera, pollo, bresaola. Non ti fai magari la bistecca e verdure a pranzo. E verdure. Salata. Sì. Poi, okay. Vabbè, basilare. Sì, sì. Semplice. Però nella semplicità di questo piatto puoi variare tantissimo. È per questo che ti dicevo prima, cioè, mi sono aperta un sacco di queste diete, che poi non sono dietetiche, sono semplicemente healthy, so come dire. E ci metti dentro un sacco di roba, cioè vario tantissimo, avocado, con la frutta. Ora che arriva la stagione estiva, piatti con dentro le pesche, sono buonissimi. Riso, picchi pesche. Di cemici, così. No, cioè sì, poi sì, però tanto poi dormo. Tanto poi, dormi pure, quindi. Sì. Ok, quindi in pomeriggio. Comunque non sono, cioè tutti i rotatori credo facciano il pisolino. Sì, il famoso riposino. No, sì, perché sì, comunque dopo l'acqua poi, pensa stanca, quando vai al mare, quanto poi sì, l'acqua stanca, quindi anche semplicemente solo buttarti in acqua, uscire da doccia, capelli, stanca. Anche se non fai un allenamento intenso. Bruci in realtà tantissimo. Sì, sì, quindi, è vero. Quindi poi allenamento pomeridiano, nessuno snack e robe prima? Sì, 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 una merenda la faccio dopo pranzo. Sempre fette biscottate con marmellata? No, dipende. Vabbè, o anche una barretta proteica, se c'è, oppure yogurt con della frutta secca, della frutta, oppure un toast, dipende, varia un po'. Ok. E poi allenamento. Poi allenenamento e poi faccio la stessa cosa per la cena. Cioè io ceno con le stesse cose di... No, come a livello di organizzazione. Cioè, invece che fare spuntino dopo allenamento e cena, ceno. Ceni diretto. E poi se mi viene, visto che magari ceno alle 7, se poi mi viene fame prima di andare a dormire, yogurtino, altro spuntino, frutta secca, solita roba. Ok, quindi ceni sempre con riso? No, magari la cena la faccio un pochino più elaborata, o dalla pasta con, non lo so, qualcosa, una bistecca, ci metto un po' più di impegno. Okay, a cena, sì. Però sì, ok. Sì, okay. Sì. Vabbè, pensavo qualcosa anche in più. L'avrei detto anche qualcosa di più? Cioè? Non so, magari durante, beh, però durante gli allenamenti agli integratori, giustamente. Sì, 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 poi io...
integro anche proteine, magari dopo l'allenamento. Dopo la palestra, sì, 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 sì. Comunque l'integrazione, adesso non voglio cioè, un minimo di integrazione la fanno tutti, poi c'è chi più, c'è chi meno. Certo. Qual è la parte più difficile della tua preparazione? Cioè, quella mentale. Quella mentale? Sì, che dicevo prima. No, sì, sì, sì. Ok. E invece, forse è un argomento che abbiamo prima sfiorato, ma chiedo sempre, appunto... La parte social? Sì, no, la parte sociale. La cioè, parte nel senso, sociale. Come gestisci? Sì. È semplice, non esiste. Basta. Sì. Non è... Cioè, non esiste. Inesistente. No, non... Non, ovviamente penso sia una di quelle diciamo punti cardine di un atleta, no? Sì, cioè sì. Gestire, saper gestire o riuscire a si parla meno. Io vita privata e allenamento. Sì. Ma io sempre un po' l'ho sempre molto sacrificata, nel senso che per me è sempre stato più importante la carriera. Che per me è sia ovviamente prima nuoto e però anche università, secondo piano e poi tutto il resto. Quindi io mi sono sempre spostata dove dovevo spostarmi, lontano da famiglia, lontano da amici e non mi è mai pesato, forse adesso con l'età un pochino lo sento un po' di più e, però sono anche abituata, nel senso che appunto per me è talmente tanto più importante questa parte di vita per adesso che l'ho fatti anche volentieri sacrifici a livello personale e però insomma tutta quella che è la vita privata, sì, la metti negli spazi che ti rimangono. Comunque c'è un minimo di gestione, no? Sì. Però sì, ovviamente sì. La priorità. Però sì. E tra sono le gare, sì. Sono allenamenti. Sì, sì. Però ovviamente io ho sempre fatto, diciamo, come dicevo prima, non so se parlare di sacrifici in questo campo o no, però sì, un po' sì. Dov'è? E non è stato facile comunque... Come dicevi tu, magari se ne parla meno, però è un pochino lo stesso discorso che sento fare alle modelle, no? Che sembra che abbiano questa vita glamour, che viaggiano. Poi in realtà quando glielo vai a chiedere ti raccontano di quanto siano sole, nel senso che in realtà è una vita molto solitaria perché ti sposti, vai in hotel, sei magari lontano da famiglia, amici. E mi sembra un po' la stessa cosa con gli sportivi, almeno a me è successo così, quindi spesso mi sono sentita sola proprio a livello fisico, avevo tutti lontano, la mia famiglia lontana, anche ora un pochino, no, a Verona non sono lontanissima, però la mia famiglia è lontana, poi sono stata sempre una un po' mammona e da buon cancro e segno ovviamente e quindi sì, cioè proprio fisicamente tutti lontano e spesso è stata dura. Genitori siciliani, quindi sì, sì, no? Una famiglia. Una famiglia, esatto. Sì, però insomma... Allora ti hanno sempre supportato a livello sportivo, nel senso che ti hanno spinto a fare... Sì, mi sembra sì. Di aver capito che sono, ti hanno sempre un po' loro lanciato in piscina. Sì, proprio sì, così. Sempre. Poi ci sarebbe un altro capitolo di vita che non ti ho raccontato, in cui mio papà mi ha allenato per tanti anni. Ma dai, sì. Perché tuo padre... Notava prima sì. O... No. Però aveva delle conoscenze per allenarsi. Ho studiato apposta perché c'è stato un periodo al liceo in cui ti dicevo che non ho mai fatto doppi allenamenti, non ho mai fatto tanti... Cioè i miei comunque volevano che io studiassi e studiassi bene, almeno fino al liceo. Poi tutto quello che ho fatto dopo è stata una scelta mia. Però ovviamente fino al liceo loro volevano che io avessi un certo tipo di preparazione. E, scusami, sei figlia unica? Posso chiedere? Ho una sorella. Ah ok, quindi... Più piccola. Sì, in due. E però c'era questa pressione un po', se ho capito bene. Pressione perché io arrivassi a un punto della mia vita in cui potevo scegliere cosa fare, nel senso che non mi hanno mai troppo né spinto da una parte né dall'altra, ma a fare bene entrambe, perché io dopo il liceo potessi scegliere cosa fare, se farle entrambe, se farne una, se farne due, cioè se farne tutte e due. E fare tutt'altro, cioè, però volevano che io avessi la possibilità di scegliere, quindi ho iniziato il liceo ero regolarmente in una squadra, poi per un motivo o per l'altro mi sono trovata senza allenatore, senza compagni di squadra, comunque io vengo da un paesino piccolino, Lecco. Lecco, sì.
E quindi, pur di non farmi cambiare vita, che voleva dire trasferirsi, andare magari da sola a vivere lontano da casa, oppure fare tutti i giorni quell'ora di strada, mio papà mi ha allenato. Cioè, mi ha si è messo a studiare e ha sempre comunque avuto la passione. Non aveva le competenze tecniche, quindi l'ha un po' si è fatto aiutare, un po' l'ha studiate. Ma verso che età? Ero al liceo. Eri al liceo? Gli ultimi, sì, 3 anni di liceo. Quindi tu andavi in piscina? Andavo in piscina, ero sola e mi allenava lui, sì. Ma non c'era un allenatore, una squadra lì? No. All'inizio ci facevamo aiutare da un preparatore, diciamo, e poi mio papà ci ha preso la mano un pochino e mi ha allenato lui gli ultimi, sì. Wow. Sì. Cioè, sì, sì. Beh, però... io la racconto spesso questa cosa, quindi magari chi mi conosce da più tempo lo sa, però tantissimi non se lo immagino neanche, però io arrivo sì da questo passato così un po' improvvisato. Ma hai detto che sei una persona che pensa molto. Sì, io sono super paranoica. Paranoica. Sì, purtroppo vivo nella mia testa spesso. E durante gli allenamenti cosa pensi? Allora, dipende, se sono allenamenti lunghi penso alla qualunque. Cioè, di solito penso in questo periodo, penso agli esami perché sto studiando da morire, non ne posso ma più. Ma mentre noto, cioè pensi quando farai l'esame? Vabbè, non è che tu dai proprio una direzione ai pensieri, vagano un po', no? Certo, le cose da fare, però... Ho appena realizzato che Matteo potrebbe sentire questa cosa. Però vabbè, dipende, sì. Cioè, poi sai, è come guidare, alla fine è come guidare. Quando nuoti piano, nuoti certi ritmi, che vai in automatico, per noi che lo facciamo da tanto tempo, il livello di attenzione è come proprio quando si guida, cioè zero. Zero, cioè, tutti i semafori rossi via. Esatto. Invece ovviamente ci sono certi allenamenti, come ti dicevo prima, in cui ti avvicini di più ai passi gara, alle velocità che tieni in gara, in cui è più importante lavorare anche mentalmente sull'aspetto sì, tecnico, sull'aspetto mentale di, sì, di diciamo in quei momenti magari sei più presente, sì, diciamo sul lavoro. Sì, sì. Poi c'è una cosa che se tu non sei concentrato fai il doppio della fatica. Okay. Sì, sì, sì. Ovviamente tutto parte dalla testa, quindi se non sei con la testa su quello che fai, lo fai, ma rendi meno e fai più fatica. Quindi... Ma hai qualche routine particolare prima di una gara? No. No? No. Cioè, allora, a livello pratico, sì. Cioè, faccio sempre le stesse cose, come tutti. Sempre le stesse cose nello stesso modo. Quindi, riscaldamento. Musica? Dipende. Certe volte sì, mi aiuta di più. Tipo, certo... quale musica? Cioè, che tipologia, che genere? Classica. Classica? No, sto scherzando. No, avevo sentito che c'è chi ascolta anche la classica per rilassarsi. Sì, mi prenderò un po' di insulti, però a me la musica piace quando mi dà qualcosa, quindi che sia musica classica, che sia rap, che sia... Dovrebbe essere così. Sì, dipende proprio dal momento. E, sì, dice, non ho un genere che ascolto sempre. Non ho né un genere, però dipende anche proprio dal momento, perché ci sono invece certe gare o certi momenti della mia vita in cui ho bisogno di stare più concentrato su quello che mi circonda, cioè di avere proprio anche le sensazioni visive sul pezzo, e quindi i rumori, la vista di quello che hai intorno mi aiuta a concentrarmi di più rispetto che isolarmi con le mie cuffie e la mia musica. Quindi dipende da... Ok, quindi sei molto presente a volte, sì, sì. A volte in quello che succede. A volte mi aiuta di più invece chiudere tutto, cioè isolarmi completamente da quello che ho intorno, sì. E quindi a proposito di questo, tipo la famosa camera di chiamata. Sì, oddio, quel momento là è terribile. È proprio il momento in cui realizzi che ci siamo, cioè, tra poco. Cioè inizia la gara lì. Inizia lì la gara, sì sì. La camera di chiamata, per chi non lo sapesse, è quella stanza che precede, diciamo, l'entrata alla piscina, in questo caso è alla gara, no? Sì, e sì, sì. Vi ritrovate, tutte le atlete si ritrovano in quella stanza. Sì. Quindi vi guardate. Ci guardiamo. E dice questa sfida? Inizia la sfida un po'? Sì,
Sì, cioè più che sfida ti rendi conto che cioè, il nuoto è molto individuale come sport e anche in realtà quando gareggi un po' anche con te stesso, cioè non è che sei molto, a parte magari forse lo stile che riesci a guardarti un po' di più intorno, però non è che tipo a dorso io riesco a vedere, quindi quando gareggio sono molto sola e invece quando entri in camera di chiamata ti rendi conto che stai gareggiando con altre persone. E le vedi? Le vedo, ce l'ho davanti, sì. E quindi questo, tensione proprio a livelli, Che tipo sei lì in quel caso? Dipende. Ci sono certi momenti in cui ho bisogno magari di scambiare anche due parole. E quindi magari fai quella battuta, oppure di solito quando c'è meno tensione io riesco a parlare di più. Quando sono tesa, cioè proprio chiusa, non mi devi né parlare né toccare né, però io sono così. Invece ci sono certe persone che hanno, proprio per scaricare l'attenzione, tipo ti attaccano proprio a parlare. Sì. Ah sì, quindi sì, anche sì. Tra atleti proprio, sì, poco prima poi sai delle... Cioè non è che c'è, sì c'è rivalità ovviamente, però non è che a questi livelli così che ci si odia, che ognuno fa il suo, sì, poi sì, il risultato sì, è sport, certo sì. Cioè, tanto alla fine chi arriva prima arriva prima, certo, ovvio. E poi la gara più importante è quella che fai contro te stesso, certo, quella è, penso, secondo me in realtà tutti sì. Gli atleti e gli sport d'alto livello, certo, comprendono chi più chi meno questa parte qua, sì. Poi secondo me gli sport tra virgolette solitari, come potrebbe essere un po' più considerato il nuoto, anche se poi tu ti alleni in una squadra o comunque hai dei tuoi compagni, hanno questo fattore, no? Mm-hmm. di competere in primis con se stessi, sì. Anche questo aspetto psicologico a me affascina sempre molto. E a proposito, qual è stata la tua lezione, una lezione che hai imparato dal nuoto? Se c'è proprio una cosa che lo sport ti insegna è la disciplina, e quando mi trovo magari certe persone che non si spiegano, non riescono a immaginarsi di allenarsi o di fare questa vita quando non si ha voglia o quando non ci si sente nel mood, eccetera. E una cosa che mi ha insegnato credo che sia proprio questa, cioè il fatto di farlo comunque, il fatto di mettere da parte le tue emozioni, le tue voglie, la tua stanchezza per un fine più grande, diciamo. Quindi credo sia appunto proprio la disciplina, e questa è una cosa che nel mondo esterno è molto riconosciuta. Io ti stavo dicendo prima che inizio un master a gennaio e sono sempre stata super preoccupata, lo sono un pochino tuttora, di un futuro, un domani, rientrare nel mondo reale dopo aver, non dico sprecato, perché comunque non sono per niente sprecati, però aver passato tanto tempo in questa specie di mondo che era un po' una bolla, il mondo sportivo, perché comunque io adesso quasi... quasi 29 e non ho mai lavorato, cioè nel senso non ho mai fatto esperienze nel mondo reale lavorativo, magari i miei coetanei invece ci sono già dentro da 5 anni, e questa è una cosa che mi ha sempre spaventato. E invece mi sono rapportata per la prima volta a un pochino di questo mondo reale, che può essere magari quello del master, non è ancora una cosa lavorativa, e ho ricevuto dei feedback che non mi aspettavo per niente, di quanto è invece apprezzato questo sforzo e questa costanza che mettono gli sportivi in quello che fanno, anche se sembra magari di poi entrare più tardi degli altri, però in realtà entri con un bagaglio che ha un certo peso, sì, perché fondamentalmente ti sei allenata per tutta la vita al sacrificio, al fallimento, sì. E a saper gestire anche a livello psicologico dei momenti di ansia, di stress, che sono tutte cose che sono
poi si riaffacciano nella vita e nel lavoro. Sì, sì, che vengono anche molto apprezzate. Cioè, abbiamo una preparazione militare quasi. Beh, certo, sì. Esatto, sì. Beh, quasi, però alla fine... Allenamento sotto la pioggia, il freddo. Tra l'altro adesso tu suppongo ti alleni nella piscina esterna, no? Sì, sì. Piove ogni due giorni. Sì, sotto la pioggia. Un giorno no, sta piovendo. E tu sei fuori all'acqua. Adesso siamo fuori. Sì, è vero, sì, sei dentro l'acqua, però sì, comunque... Sì. Piove e fa un po' più freddo, sì, rispetto alle temperature di, sì, sì, adesso. Di solito finisco sempre con, mi piacerebbe finire con un messaggio che dai alla Silvia del futuro, e quindi visto che abbiamo parlato un po' di quello che ti potrebbe aspettare anche a livello lavorativo eccetera, mi piacerebbe che tu dai un messaggio a te che inizierai un nuovo capitolo. Oddio. Allora, una cosa che poi... Cosa ti diresti? Ma semplicemente di... Se mi avessi fatto questa domanda qualche anno fa, ti avrei detto io questo. Cioè, che avrei voluto, non lo so, raggiungere questi obiettivi, fare questo. Invece ora ti dico semplicemente di essere fiera di quello che faccio, però di farlo sempre con il cuore, di essere... di non avere rimpianti e di fare sempre quello che sento che è giusto fare. Grazie Silvia per aver partecipato a questa puntata e ci vediamo a fare un tuffo insieme in acqua. Volentieri. Grazie a te. Understory.